Riquadisti, ed eccoci, ve l'avevo promesso, ed ecco il magico fero, solo Snoppo Snotto, che nella realtà è il muletto, perché abbiamo finito tutte le nostre scorte. Allora, prima della partenza, angolazione a sinistra, come vedete, mettiamo su anche l'altro piede, opla, siamo su e poi andiamo. Passa la zanza e partiamo. Opla! Siamo partiti. Va come andiamo col monociclo, va dove cazzo mi fanno passare, puttana la vacca. Pare un percorso di guerra, ma io tengo assolutamente duro lo stesso. Va va, va che roba. Burundi, bubucnao, peppocnao, gente non fa un cazzo. Ecco, adesso primo grosso problema. Hanno occupato la colonna di discesa, quindi noi da buoni e civili milanesi, beh, ci buttiamo in un sorpasso. Attenzione che sorpassiamo, attenzione, grazie, l'abbiamo sorpassato e adesso ci, la discesa c'è anche se non si vede, ci appropinquiamo alla vuelta e scendiamo del passaggio della metropolitana. Eccoci qua, Terno. Ciao console, ecco qua, sempre caro, e sorpassiamo i vecchietti in metropolitana. Zan. Anche due burondi, salitina e il monociclo va, e il monociclo va, e noi stiamo andando, va come vado, bene, velocità di crociera attuale circa 8-9 km orari, forse 10, però siamo in salita, facciamo 8 che è meglio, e adesso ci buttiamo nella pedonale. Opla. Ragazzi, questo è un percorso di guerra. Insomma. E notate come parlano tutti italiano splendidamente. E noi andiamo, va col monociclo come andiamo, c'ha ripresina il monociclo. Ce l'ha, non ci credete. Oh no! Hai visto? Hai visto che il fero andava sul monociclo? Faccio vedere la manina. Manina del fero che fuma una sigarettina. Mani libere. E adesso la metropolitana che ci sarebbe costata 1,50 €. E poi accoppiate di vecchiette, un vecchietto e una vecchietta che vanno a destra e a sinistra senza la minima coscienza dell'andare. Opla, sorpassati anche quelli. E adesso ci appropinquiamo ad incrociare persone della terza età che ci guarderà stupiti guardando e pensando, povera Italia. Eccolo lì, ci ha mandato a far culo, ma non l'avete sentito. Soccorso stradale, come vedete, parcheggio selvaggio, i marciapiedi sono veramente devastati. Ecco, fate conto che con un monoruota date via tranquilli, con due ruote esterne, ma vi ha ammazzato oltre a non andare un cazzo. Se vediamo, intelligentissima laureata, guardala, bellissima, è il magico fero, rischiando una manicata di mazzate riesce a sopravvivere anche agli incontri. Va 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 che slalom, va 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 va, minchia cosa vado forte, adesso lo lanciamo fino a velocità massima. Quando questi affari qua raggiungono la velocità massima, che è definita per legge in 20 km orari, che praticamente è un bel andare, cominciano a bippare come i pazzi. E la peppa, adesso un vecchio rincoglionito non ci vado mai, e quindi questo non bippa. Cioè, adesso ve lo mando, eccolo qua. Avete sentito? Il bip bip vuol dire tension, che stai raggiungendo la velocità massima consentita. Avendo sto coso qua, i giroscopi, che cosa vuol dire? Che nella realtà, avanti e indietro, non è che ci dovete pensare voi, ci pensa lui. Cioè, l'unica cosa a cui io devo pensare, opla, è il non cascare a sinistra e a destra. Cosa quando vado, attenzione al cane, non mi ha morso, data di culo,
Eccolo che va. Bisogna rallentare, se no 20 all'ora. Peccato non ci sia un ciclista, se no ci facevo una gara. Allora, fondamentalmente i giroscopi lo mantengono in perfetto equilibrio avanti e indietro. Quindi voi spostate il peso in avanti, questo aumenta velocità, spostate il peso indietro, questo rallenta. Per una maggiore delucidazione, quando dovete frenare, anziché spostare il peso indietro, che è una roba un po' lenta, di solito per frenare esce la vecchietta rincoglionita dal negozio o quelli che camminano guardando il cellulare e non assolutamente dove vanno, cosa succede? Avete un decimo di secondo per frenare. Allora spingete, mandate in avanti tutte e due le gambe violentemente, op, e lui si ferma in un attimo, cioè addirittura si ferma meglio che una bici. Ovviamente quando il monociclo è in discesa il monociclo si ricarica, più voi andate forte più lui consuma. Comunque noi con questo piccolo topo gnao, gnappo gnao, gnappo gnao, che nella realtà è il modello baby per donna, è stato il primo modello della Topo Gnotti, op, op. Noi all'incirca facciamo una ventina di chilometri, ma 20 non ci arriviamo, però 16, sì, sicuramente 12, 16, 18, 20, però dobbiamo andare un pochettino più piano e su un percorso liscio, comunque questo è abbastanza liscio, facciamo all'incirca 20 km orari, questo con le batterie standard. Ovviamente attualmente siamo passati all'utilizzo di batterie maggiori e spingendo con batterie maggiori riusciamo ad arrivare anche a 60 km, che sono veramente tanti, però nel caso uno lo voglia mettere in macchina e non ricaricarlo mai, anche perché ricordiamo che questi cosi qua passano in 50 volte, quindi è difficile ricaricarli con un caricabatteria da macchina, a meno che non si metta un piccolo inverter che da 12, opla, saltino, che da 12 porta a 220 e poi a quello gli attaccate il caricabatterie da 220 che vi riporta di volta 57 circa, che è la percentuale di ricarica. Ecco, vediamo, guardati da azienda TM. Albe! E adesso passiamo, studente universitario che non fa un cazzo. E altra, guardatela, non guarda davanti ma neanche, cioè pronta a cozzare contro il muro alla grande. E qua invece abbiamo un ex lavoratore che non fa un cazzo, ma sinceramente anche noi non è che possiamo proprio, ma va bene. Comunque perlomeno ci abbiamo sempre nuove idee. A proposito, abbiamo già fatto una fermata della metro e stiamo arrivando alla seconda fermata della metro. Ovviamente abbiamo fatto prima che la metro, il consumo stimato di energia elettrica, anzi provato, è circa 0,3, cioè 3 centesimi ogni 10 km. Attenzione perché adesso è un cinema, occhio, occhio. Attenzione! Grazie! Fantastico, mi fa impazzire il tensione in milanese, tensione, che la traduzione in italiano è ostrogoto, spostati, sei nel 2016, non puoi continuare ad andare a piedi come gli antichi romani nel 2000 a.C., bestia. Cazzo, se non ci fossi dovrebbero inventare. Comunque, eccoci che stiamo andando, scusate ovviamente per il tremolio, ma fate conto che ho il cellulare in mano e sto riprendendo con la telecamera. Devo guardare dove cazzo mette le ruote, che non è assolutamente poco, e il tutto lo devo anche fare, opla, cercando di non andare su strada, perché poi mi dite che sarei un cattivo esempio e quindi devo risalire sul marciapiedi. In questo pezzo assolutamente vado invece su strada. Ed eccoci, ovviamente tutto in tempo reale. Adesso stiamo passando davanti a uno stabile, il civico deve essere via Carnia o giù di lì, adesso dove andrà questo non si sa, ma ipotizziamo a sinistra, noi passiamo a destra. Ecco, quando fate questi svincoli qua dovete stare molto attenti perché arrivano a cannone proprio. Opla. E poi quando si marcia sui marciapiedi c'è sempre la massima attenzione all'uscita dei negozi, perché questi escono come i pazzi, cioè non guardano, proprio a fuoco. E più hanno le carrozzine con gli infanti a bordo, più lo utilizzano come veramente arieti da sfondamento, cioè escono proprio, sacrificano il bambino e sono pericolosissimi, cioè proprio un ariete, proprio una roba, la buttano fuori senza la minima pietà. Calcolate che per legge devono andare a 20 all'ora massimo e la limitazione entra abbastanza prima,
diciamo che solitamente si marcia sui 12-15, poi intorno ai 15 comincia già 16 a bippare, quindi lì ti arretra, il monociclo arretra dall'angolazione verso indietro e risulta abbastanza difficile continuare ad aumentare la velocità, o perlomeno abbastanza da pirla. Eccoci, abbiamo girato in via Carnia a Milano. Wow, stiamo andando. Eccoci. Adesso fra poco arriviamo alla fermata di Piazza Unine, che è quella là in fondo che vedete. Quindi in questo tempo il buon Fero ha fatto due fermate della metropolitana senza aspettare la metropolitana, salendo, essendosi fatto una bella, un bel cafferotto al bar, si è spipazzato una sigaretta intanto che vi faceva il video, attenzione al passaggio, minchia, spettacolo, cancello sempre a rallentare perché ti escono fuori come pazzi. Andiamo avanti. Ed ecco qua, questo è il vero essere civile, colui che si muove in bicicletta, va dove cazzo te la mette, sto rincoglionito, come tutti, però a parole sono civili. Ah, va a cagare, l'inquinamento, dove cazzo è l'inquinamento, dov'è? Attenzione, adesso li vedete, sono in due, non sono intenzionati a spostarsi, ma non ci vanno neanche. Adesso ci arrivano, salve, vedi? Cioè, i due, l'uomo duro, io non mi devo spostare. Ma che cazzo non ti devi spostare? Pistola, stai occupando l'intero marciapiede. Ah, signor, signor, tu pensa quando salgono in macchina, diventano dei caini. Ecco il vostro Fero. Stop. Fermata. Piedini. Voi direte, ma come fa il magico Fero a stare in piede? Semplicemente mi fermo, freno e poi mi appoggio al palo del semaforo. Se no, se non mi dovessi appoggiare al palo del semaforo, ovviamente un piedino dovrei mettere giù. Verde e da buon cittadino. Opla, cittadino milanese, il buon Fero parte, controlla a destra prima che lo ammazzino e va. E attenzione, adesso siamo proprio al pericolo più totale, cioè il marciapiede gremito di gente. Voi fate conto del disastro che posso affrontare quando mi accingo alla galleria del Corso o a Corso Buenos Aires. Come notate, l'essere umano pedone avanza occupando il massimo spazio possibile a sua disposizione senza la minima preoccupazione al passaggio di altri, ma proprio senza la minima preoccupazione. E ovviamente, come ne potete sentire, spettacolari nella parlata e nel dialogo, cazzo al loro confronto. Va, andiamo di qua. Adesso ci facciamo un pezzettino di strada, siamo arrivati a Piazza Udine, ma dobbiamo girare verso un'altra destinazione. Vediamo, questa cazzo, siamo in strada, contro mano, minchia, potrei prendere la multa come pedone. Ah, vi ricordo che con i monocicli, per il codice della strada, se rispettano la legge, cioè 20 km orari di velocità massima, perché il pedone può andare fino a 20, si presuppone che correndo un uomo arrivi a 20 km orari, è ritenuto pedone. Valutate che correre a 20 all'ora devi essere mennea, perché io dopo 30 metri a 15 sono completamente esploso. Vediamo un senso civico di parcheggio dei milanesi. Guardate, qua stando cazzo ha messo la macchina. Hopla. Ma il buon Fero col suo monociclo se l'incula. Ed eccoli che stiamo avanzando. Hop hop hop, signori, adesso il viaggio del Fero è praticamente finito. E in 13 minuti abbiamo fatto circa 4 km senza stress, senza madonna, dal Fero. Eccoci, faccio l'ultimo passaggio strisce pedonali, ultimo passaggino, ripresino dei piedini. Buchina, guardalo come vado, se aumento un po'. Attenzione al cane, attenzione al cane, occhio al cane, oddio, oddio, oddio. Salve signora. Poi sono anche simpatico. Signori del Fermo, un salutone. Siamo arrivati alla squadra corse. Ciao ciao. Monocicli, 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 quantisti.it. Zimpuzzi. Ciao ragazzuoli del Fermo.